Allora, che cosa si può fare concretamente per questi ragazzi oggi, 20 di dicembre? Ragazzi di un Ma io tempo. penso che dobbiamo e si possa intervenire sul milleproroghe a gennaio per fare in modo di risolvere questa situazione, sapendo che ci sono due elementi che Intanto possono. 24 dicembre o a gennaio il milleproroghe? Perché per loro fa già la differenza. No, il milleproroghe escluderei che lo discutiamo. Quando lo fa il governo non lo so. Quando lo farà il governo non lo so. Quando ci sarà il Consiglio dei Ministri per fare il milleproroghe non lo so. Tra l'altro deve essere approvato il milleproroghe, per cui andiamo sicuramente a gennaio ad approvare il milleproroghe, perché prima è impossibile che si vada alle Camere con milleproroghe. Io penso che ci siano due elementi. Intanto c'è una volontà, mi pare, di tutto il quadro politico che ha assunto il problema. Accanto al bisogno loro di veder confermato un ruolo, un lavoro, un'occupazione, coincide anche col bisogno che hanno le città metropolitane di avere questo personale che è indispensabile per molti dei compiti e dei servizi che gestiscono le città metropolitane, e anche con la stabilità, comunque il governo ha dato un messaggio che sulle città metropolitane è disposto a investire, a ragionare, mentre andiamo al superamento tout court delle province. Sulle città metropolitane c'è maggiore attenzione, maggiore disponibilità, maggiore investimento da parte del governo. Mi pare che ci siano le condizioni perché si possa portare a casa un risultato che non so quanto sarà definitivo. Spero che non ci dovremmo, lavoreremo per un risultato che non ci faccia ritrovare qui. Tra un Io anno. vi vedo sempre volentieri, però se tra un anno, anche voi, immagino che se tra un anno non dovete dormire qui per qualche giorno preferite, vediamo che cosa riusciamo a fare. Comunque l'impegno c'è, ci sarà, c'è la Camera, c'è il Senato, lavoriamo, ci teniamo in contatto. Il vostro assessore al personale è attentissima al tema e ci stimola in continuazione. Ho visto che ha mandato anche una lettera alla Presidenza del Consiglio insieme al Sindaco per sottolineare questa cosa. Mi pare che anche in campagna elettorale a Milano tutti i candidati del centro-sinistra su questa questione della città metropolitana, in modo diverso però, intendano investire, e quindi io sono ottimista. No, Diciamo, noi rimaniamo in presidio qui hai fatto perché bene. abbiamo visto anche oggi una parlamentare del Milanese, la Gasparini, ci ha mandato, appunto, ci ha informati sul fatto che l'ordine del giorno che impegna il governo a inserire l'emendamento nel milleproroghe è passato. L'ordine del giorno però sappiamo che non è È un ordine del vincolante. giorno. A fronte di questo abbiamo letto degli articoli di giornale che dicono che nella legge di stabilità è stato approvato un emendamento che permette anche per comuni, diciamo, in dissesto nelle zone del sud Italia di prorogare i precari. Adesso ovviamente solidarietà con tutti i lavoratori, però noi siamo in funzioni fondamentali dell'ente. Le dico, fuori ci sono dei cantonieri che sono venuti oggi in presidio perché da lunedì al venerdì non possono assentarsi dal lavoro, nel senso che la manutenzione delle strade è gestita soltanto da questo personale precario. Poi buona parte di noi siamo nell'ambiente. Siamo funzionari tecnici ambientali da 5, 6, 7 anni a tempo determinato. Non esistono quasi in città metropolitana tecnici ambientali a tempo indeterminato. Penso che si capisca cosa sto dicendo. Cioè, dal 1 gennaio 2016 non c'è nessuno che rilascerà Conosco qui la situazione. le autorizzazioni Conosco la ambientali. situazione, lo so, lo A so. fronte di questo